Ma ciao a tutti, oggi si parlerà di veicoli. Non soltanto ci sono quelli regolari e normalissimi e banali, che magari vediamo tutti i giorni per strada, o in mare, o in cielo, o che ne so, in una dimensione alternativa, ma ne esistono alcuni che vi faranno dire almeno una volta, anche solo per sbaglio, la parola wow. E se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati per dire questo wow, cominciamo! Ah, dimenticavo di dirvi come al solito di fare una capatina nella pagina di gaming per altre top sul mondo del gaming, ovviamente. Escavatori anfibi. Questo, come detto nel titolo, è un escavatore anfibio. Se il vostro sogno è quello di sentirvi Gesù almeno una volta, eccovi un incredibile veicolo che può eseguire lavori perfetti sia sulla terraferma che in acqua, senza alcun problema. Grazie alla base resistente che non lascia filtrare niente, nemmeno la terra, è il corpo in grado di ruotare a 360 gradi e praticamente la macchina perfetta. A quanto pare è un prodotto finlandese che poi si è diffuso in varie parti del mondo. Si può acquistare per la modica cifra di 150.000 euro. Potreste compiere lavori ovunque però, eh? Ci manca solo che voli. Viene utilizzato da molti paesi esteri, ma non da noi, specialmente per la pulizia dei laghi. Batmobile, credo. Questo veicolo potrebbe sembrare giusto un pochino simile alla famosa Batmobile, ma in realtà è un veicolo militare russo. Sempre loro a fare le cose più imponenti e strane. Serve per varie operazioni terrene. Le tecnologie utilizzate sono le più recenti, mai scoperte dai ricercatori del nostro Putin di quartiere. Ha anche un nome strafigo da supereroe, cioè The Punisher. L'armatura nera che lo ricopre del tutto è in grado di resistere a quanto detto anche a dei missili da distanza media o dalle mine. Può portare fino a 10 persone al suo interno, che dovrebbero però essere completamente protetti in teoria, ma possono pure attaccare volendo con delle aperture fatte apposta e una torretta con un bel mitraglione. Putin nel 2016 ha dato conferma per poterlo utilizzare e produrlo in massa. Macchina ragno. Questa gigantesca macchina ragno robot ultra mega strapotente che sembra uscita da un cartone animato è in realtà stato costruito da un ingegnere inglese di nome Matt Denton. È ufficialmente il più grande robot a 6 zampe mai costruito, largo 5 metri e alto 3, con ben 2 tonnellate di peso. L'uomo era famoso in passato per aver creato robot da utilizzare in alcuni film, come per esempio Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Comunque, nonostante sembri davvero un ragno, l'uomo ha voluto chiamarlo la Mantide. Pensate che è nata da un'idea che aveva avuto da piccolo e grazie agli strumenti di oggi è riuscito a coronare uno dei suoi vecchi sogni. Macchina antimine. Pulire le zone piene di mine quando finisce una guerra o una battaglia è un lavoro davvero molto ma molto pericoloso e non ci sono dubbi su questo. Anche stando sopra un veicolo corazzato non ci sono garanzie di sopravvivere. Per questo i soldati sono grati a chiunque abbia inventato l'M2 Panther 2, un veicolo che appunto fa questo genere di lavoro ma con comandi a distanza. Si può quindi rimanere tranquillamente abbastanza lontani e farli fare tutto il lavoro pericoloso. Per adesso ne esistono 6, visti gli alti costi di sviluppo, e sono ovviamente tenuti sotto il comando dell'esercito degli Stati Uniti. L'idea di base è nata dall'M1 Abram, un famoso carro armato militare, però sono state rimosse le torrette per inserire appunto qualcosa che fosse in grado di estrarre le mine. Può farle detonare senza subire danni o buttarle via e allontanarle. Potrebbero perfino essere usate nell'agricoltura, visto che con le braccia davanti riescono a scavare il terreno come se fosse budino. Antichimico. La guerra chimica è forse quella della peggior specie, nessuno può sopravvivere. Infatti ogni parte del mondo civilizzata si rifiuta di adottare metodi del genere. Ma come sempre ci sono quelli che non capiscono niente e vogliono fare l'opposto. Per questo è stata creata una macchina in grado di resistere a una guerra chimica. I russi hanno creato una macchina in grado di disinfettare un'intera area inquinata o attaccata con sostanze chimiche, grazie a uno speciale gas. Si chiama TMS-65 ed è veramente un veicolo molto molto utile, perché può funzionare in qualunque tipo di zona, nei palazzi, nei parchi o negli stadi, ovunque ci sia necessità. La piattaforma principale può ruotare di 360 gradi, può essere utile anche per nascondere la presenza degli alleati sparando cortine di fumo non tossiche. Per ora l'utilizzo principale rimane solo per contrastare eventuali attacchi chimici.
Prima di continuare, volevo dirvi assolutamente di andare a iscrivervi al canale Twitch ufficiale. Raggiunti i 100 iscritti farò una live speciale. Se avremo almeno 10 partecipanti in quella live, inizierò a regalare 3 o 5 magliette in base a quelle che hanno finito di farmi. Questo è per ringraziarvi del sostegno e dei commenti e dei mi piace che lasciate sotto ai video, e più avanti regalerò altre cose. Ovviamente è anche per crescere un po' quel canale lì, visto che siamo davvero in pochi. Detto questo, continuiamo. Mungitrice. Mungere le mucche è una pratica molto faticosa, specialmente se lo si fa a mano. Ci sono anche molte macchine particolari in giro, ma mai quanto quella che stiamo per vedere ora, cioè il Lely Astronaut Robotic System. È stata creata per riuscire a non far del male alla mucca e riuscire lo stesso a tirarle fuori tutto il latte fino all'ultima goccia. I vari programmi permettono di scegliere la velocità, la morbidezza del tocco e la preparazione iniziale, dall'inserimento fino allo sgancio completo verso la fine, che non viene fatto in fretta e furia, ma con del metodo, così da non tirare. La macchina impara da ogni estrazione e si regola in base a ciò che ha imparato. A quanto pare tutti gli agricoltori che l'hanno comprata hanno aumentato i loro guadagni del 15%, che è davvero tantissimo. Here we go. Pompieri. Anche se sembra un gigantesco granchio da mare, in realtà è una macchina per i pompieri, per spegnere quindi gli incendi o salvare gattini. Gli inventori russi della Ram Diesel hanno voluto prendere un veicolo militare e modificarlo per trasformarlo in qualcosa di utile alla comunità. Ed ecco quindi questa incredibile macchina, in grado di conservare galloni di acqua pronti nel caso ci sia un incendio di grandi dimensioni. Infatti serve come rifornimento ai pompieri nel caso abbiano problemi. Camion. Un veicolo non deve per forza essere grosso per poter compiere il suo lavoro, ma sicuramente è un grande aiuto, ed è veramente mozzafiato da vedere. Quindi eccovi il Liber 7284, il dumper più imponente del mondo. Non è un mezzo da lavoro comune, è in grado di lasciare a bocca aperta anche gli esperti del settore. Si tratta di un camion con cassone ribaltabile, usato per il trasporto di sabbia, ghiaia e tante altre cose. Per questo motivo va nella categoria dei dumper. È dotato di un sistema di trasmissione Litronic Plus in grado di trasportare fino a 363.000 kg di carico utile, grazie ad un motore V20 diesel da oltre 4.000 cavalli. Non lo vedrete mai in giro, anche perché per il trasporto ci vogliono altrettanti veicoli disumani. Pala caricatrice. Per rimanere sempre in tema di cose enormi, eccovi la più grande pala caricatrice mai vista, entrata pure nel Guinness World Record. Una pala caricatrice è una macchina in grado di spostare specialmente il terreno. Questo bestione si chiama la Tourneau, è utilizzata specialmente dai minatori e si possono tirar su 400 tonnellate di cose senza problemi. Il massimale non lo so di preciso, ma penso che 400 sia abbastanza per dimezzare i tempi di lavoro. Il suo gancio può arrivare a 6 metri di altezza. Andarci vicino ci farebbe capire bene quanto è davvero grande, ma sfortunatamente è un'esperienza che forse non faremo mai. Sappiate solo che una gomma è grande come un SUV di dimensioni normali, forse un po' di più. La potenza in cavalli è di ben 2300. E ovviamente il prezzo è davvero elevato, circa 1.2 milioni a unità. Ma è un investimento che i grandi imprenditori sono disposti a fare, visto che, come detto prima, è in grado di dimezzare i tempi di lavoro. Aerei. Questa è un'idea così semplice che ad alcuni è venuto da dire: perché non ci ho pensato prima io? Gli aerei non sono fatti per girare sulla terra, lo fanno solo durante la salita e la discesa e per piccoli spostamenti, e spesso sembra di essere in mezzo al centro di un terremoto colossale. Per questo spesso non è proprio il massimo spostare su una pista di atterraggio un aereo. Ma in Israele hanno risolto il problema creando dei taxi per aeroplani, e servono appunto per brevi spostamenti, magari quelli che vanno compiuti per arrivare a inizio salita. Sono stati utili per ridurre moltissimo il consumo di benzina e di gomme, proprio perché non c'era bisogno di attivare il motore fino all'arrivo nella zona designata. Addirittura non c'è nemmeno bisogno di avere un pilota a bordo. Vanno in automatico, anzi, mi spiego meglio, il capitano è in grado di comandarlo dalla cabina di pilotaggio. Fantastico, no? Meno fatica e più efficienza. Con questo concludiamo. Che dire, veicoli veramente mostruosi che hanno portato la tecnologia a livelli altissimi, credo.
Ne avete mai visto uno? Fatemelo sapere nei commenti e intanto mettete assolutamente un bel mi piacione se vi è piaciuto il video. E ricordatevi anche di iscrivervi se siete nuovi e attivare la campanellina delle notifiche per sapere sempre quando verrà pubblicato un video. Alla prossima, gente!